Iniziamo con l'oggetto numero 1. Interroga la consigliera Puletti. Informazioni riguardanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risponde la Presidente Tesei. Invito, oltre a fare silenzio in aula, alla consigliera Puletti di illustrare la question time. Prego, silenzio per cortesia. È passato un anno da quando il governo italiano ha presentato quel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, necessario per mettere a terra le risorse europee che spettano al nostro Paese, quasi 250 miliardi di euro tra prestiti agevolati e sovvenzioni. Investimenti che aiuteranno l'Italia ad incamminarsi sul percorso difficile e complesso della transizione ecologica, aiuteranno l'Italia ad essere più digitale ed inclusiva, a migliorare i propri standard di istruzione e di ricerca scientifica. Anche l'Umbria ha raccolto la sfida del cambiamento, sintetizzando le sue proposte all'interno delle 45 missioni che compongono il PNRR, volte a risollevare le sorti economiche e sociali della comunità umbra. Ancora oggi alle prese con gli ultimi, speriamo, colpi di coda del Covid. Grazie al suo impegno, Presidente, e grazie a quello della Giunta, è stato possibile veder finanziare in sede nazionale alcune importanti opere infrastrutturali, da troppo tempo bisognose della giusta attenzione e dei fondi necessari per il loro ammodernamento. Il rifacimento dell'FCU San Sepolcro Terni, il completamento della Due Mari Fano Grosseto, la cittadella giudiziaria Perugia, il quadrilatero con il raddoppio della Orte Falconara, sono solamente alcuni interventi che stanno prendendo via sul territorio regionale e giungendo anche alle amministrazioni comunali beneficiarie, risorse decisive per progetti approvati riguardanti la rigenerazione delle periferie urbane e l'edilizia scolastica. La crisi pandemica e ancor prima l'enorme macigno di una sanità distrutta ed ereditata ci hanno dimostrato, Presidente, come occorre rinnovare la sanità e il welfare, mettere a disposizione di una comunità regionale sempre più anziana in crisi demografica. Per questo le chiediamo quali azioni intende portare avanti affinché con i fondi del PNRR si possano risolvere criticità e carenze che in questi due anni hanno fortemente acuite. Infine un passaggio sulla ricostruzione, Presidente. Dopo il sisma del 2016 sono stati fatti grandissimi passi in avanti grazie al lavoro di squadra che lei ha saputo portare avanti e le chiedo quindi l'ammontare delle risorse e possibili interventi che il PNRR potrà attivare per i prossimi 15 comuni del Cratere Umbro. Questi sono solo alcuni spunti di cui oggi presentiamo insieme al capogruppo Pastorelli questa question time, consapevole dell'importanza di informare i cittadini umbri sullo stato di attuazione del PNRR regionale, sulle risorse attualmente disponibili e sull'effetto che questi interventi avranno sull'economia umbra. Grazie. Grazie consigliere Puletti. Prego Presidente Tesei. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto i consiglieri per questa interrogazione che mi dà modo di portare anche in questa sede un riscontro importante. A 10 mesi dalla presentazione, come sapete bene, al Presidente Draghi del PNRR Umbria, antecedente alla presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia e alla sua presentazione in Commissione Europea. Il PNRR Umbria è stato designato con una visione chiara, attrarre risorse attraverso quelle che sarebbero state le linee guida europee e nazionali con una logica pragmatica, fungendo da acceleratore della nostra economia e superando alcune carenze storiche della nostra regione. Dopo la presentazione del piano regionale e italiano, il nostro lavoro si è caratterizzato per una intensa attività di rappresentazione dei nostri progetti ai ministeri interessati, sia lato politico che lato tecnico. Il nostro scopo è stato quello di coniugare le due macro progettualità, intercettando così risorse per la nostra regione. Il risultato ad oggi sono 39 progetti finanziati, dall'edilizia scolastica alla sanità, al sociale, alla rigenerazione urbana, alla mobilità, alle aree interne, agli impianti sportivi, all'idrogeno, ai borghi e allo sviluppo socio-economico del cratere del sisma.
Questi 39 progetti, che valgono circa 1,57 miliardi di euro, comprensivi dei 510 milioni che sono il primo finanziamento per l'alta velocità regionale Roma-Orte-Ancona, rappresentano questa prima parte dei progetti finanziati, ma molto altro stiamo portando avanti per la nostra regione. È evidente che in questa cifra non sono computati gli interventi che prevedono un finanziamento tramite bandi, cui comunque stiamo partecipando e parteciperemo nel corso del tempo, man mano che questi saranno emanati. E un numero, questo numero non comprende anche alcuni progetti finanziati fuori dal PNRR, ma di cui il PNRR e la nostra negoziazione ha permesso appunto il finanziamento. Porto un esempio molto chiaro: la cittadella giudiziaria di Perugia, il completamento della E78 la Due Mari, il completamento della Quadrilatero. Questi punti e questi progetti di straordinaria importanza per la nostra regione, pensate alla cittadella giudiziaria, come ho avuto modo anche di precisare, ma lo ribadisco, sono finanziati per la gran parte da fondi del Ministero della Giustizia, che finalmente, a distanza di anni e anni di cui si parla di questa questione irrisolta, finalmente ci sono. E questo è frutto di un grande lavoro che abbiamo portato avanti, che ha portato avanti questa giunta regionale insieme con il sindaco della città di Perugia, insieme a tutti coloro che hanno ritenuto, ecco, ormai non più procrastinabile un problema che è sotto gli occhi di tutti. Solo una parte sono finanziamenti PNRR che riguardano principalmente il Palazzo di Capitano del Popolo, dove ha sede la nostra Corte di Appello e la Procura Generale. Dunque, questo 1,5 miliardi oltre è un totale che, per quanto già molto rilevante per l'Umbria, è comunque parziale, oltre che aggiornato naturalmente ad oggi. Per questo è destinato sicuramente a crescere. Inizierà ora un lavoro su un doppio binario: da una parte il lavoro attuativo su questi 39 interventi finanziati. Anche per questo abbiamo lavorato molto, abbiamo strutturato sia la macchina regionale che quella delle nostre società partecipate con apposite task force. Abbiamo anche ingaggiato 22 professionisti esperti in seguito all'opportunità che è stata offerta dalla funzione pubblica. Utilizzeremo tramite Punto Zero gli spazi di rafforzamento personale che il PNRR Sanità offre. Stiamo anche costruendo altri percorsi, cercando di condividere un lavoro anche con delle istituzioni del territorio, finalizzate anche a supportare in particolare i nostri comuni. Ma come sapete bene, non tutto dipende dalla regione. Gli enti attuatori sono anche comuni e province. Con ANCI abbiamo già sottoscritto una convenzione, mentre per quanto riguarda le province, dopo la elezione anche di Laura Pernazza come rappresentante UBI regionali, ci vedremo a breve proprio per organizzarci. Sull'altro binario continueremo il lavoro negoziale di partecipazione a bandi su progettualità coerenti con il piano nazionale regionale di ripresa e resilienza, per attrarre naturalmente ancora più risorse. Per rispondere alla domanda della consigliera su cosa ci piacerebbe vedere finanziato, ancora rispondo certamente: una grande centrale ad idrogeno su Terni a servizio di Ast, rendendola così un'acciaieria imprescindibile per il Paese perché competitiva sul piano internazionale. Anche questo è un lavoro avviato e sarà sicuramente molto importante ottenere questo risultato. La stazione ferroviaria di Collestrada, che è uno snodo centrale delle ferrovie umbre, tra la nuova
FCU San Sepolcro Castello Perugia Terni, che come sapete prosegue poi per Rieti e L'Aquila, e su questo c'è un grande lavoro che stiamo portando avanti anche con l'assessore Melasecche, perché la riteniamo di straordinaria importanza. La Foligno Terontola, da rafforzare, che è un concreto snodo multimodale fra le strade, appunto ferrovie, ed uno degli aeroporti e dei centri fieristici più importanti del centro Italia. L'altro tema che ci sta particolarmente a cuore e su cui stiamo lavorando molto, con interlocuzioni in uno stato molto avanzato, è la riconversione del polo della chimica ternana con il nostro progetto della Valle Sostenibile attorno alle bioplastiche, che renderemo progetto bandiera dell'Umbria. Ma oltre a questo ci sono tutti i percorsi che stiamo anche portando avanti con la nostra università, che riguardano interventi non solo di ricerca e quindi fondamentali da questo punto di vista, ma anche funzionali al recupero di altre aree che anche oggi sono purtroppo di attualità, insomma, e penso alla tutta l'area dell'ex Merloni. Oltre a questo, ricordo che il mio pressing, che dovrebbe poi, spero, essere condiviso da tutti e diventare una voce unica per poterli sostenere, sono tre progetti molto importanti nell'area sanitaria, che sono quelli del polo vaccinale animale presso lo zoo profilattico, delle CAR-T presso il CREO dell'ospedale di Perugia e della clinica per disabili gravi presso il Serafico di Assisi, che consentirebbero di valorizzare con utilità nazionale tre nostre eccellenze regionali. E su questo c'è un grande lavoro, anche da poco ho reiterato tutte queste richieste al Ministro Speranza. Ecco, per ottenere ancora più risorse conto su uno sforzo unitario della nostra politica regionale a supporto dell'azione di governo mia e della Giunta, perché questo è il momento di unirci intorno al bene primario che è il risultato per lo sviluppo dell'Umbria, fine che non ammette divisioni, anche perché dalle grandi difficoltà nascono delle opportunità che noi non possiamo permetterci di non intercettare. Nel concludere vorrei ricordare che il prossimo appuntamento di condivisione sul PNRR sarà quello riservato anche al PNRR Sanità, che disegna la nuova sanità territoriale umbra e che naturalmente è in corso di essere presentato al Ministero, perché prima occorre l'ok del Ministero. L'altro lavoro che sta procedendo è quello sul PNR complementare sisma, che serve proprio ad accompagnare la nostra ricostruzione di tutta l'area della Valnerina, che finalmente ha preso il via in maniera molto spedita, proprio per lo sviluppo socio-economico di quelle aree. Quindi il nostro compito è quello della finalizzazione di queste risorse proprio per lo sviluppo, che è un elemento imprescindibile e fondamentale del post ricostruzione, che deve anche accompagnare, visti i tempi che abbiamo per la realizzazione di questi progetti, anche una parte della ricostruzione stessa. Grazie. Grazie Presidente Tesei. Consigliere Puletti per la replica. Io Presidente la ringrazio, ma la ringrazio non soltanto per la risposta dettagliata ed esaustiva, che è anche di buon auspicio perché apre un po' una finestra sul futuro, ma la ringrazio anche perché con il suo lavoro, con quello della Giunta, con quello del suo staff, l'Umbria comincia a rialzare la testa. E non era affatto scontato, perché comunque venivamo da 50 anni di governi di sinistra, perché venivamo comunque dallo scandalo Concorsopoli, dall'indagine su Umbria Mobilità e quindi da una pandemia che ha messo in ginocchio chiunque, ma che nonostante questo l'Umbria si è difesa con le unghie e con i denti ed oggi è una delle pochissime regioni che è comunque una zona bianca e che ha primati importanti sia nel campo dei vaccini che in quello proprio della gestione emergenziale. Come lei ha ricordato in questa interrogazione, ma anche in conferenza stampa, sono 39 i progetti finanziati con le risorse del PNR,
del PNRR, ma è altrettanto vero che la novità sono altrettanti finanziamenti che arriveranno e che quindi ci permetteranno per certi versi di realizzare quello che ad oggi sembrava quasi un sogno, perché insieme a lei, insieme a tutta la sua squadra, stiamo veramente ricostruendo quella che è l'Umbria di domani, nonostante appunto le varie vicissitudini che ho ricordato anche prima. Riusciremo sicuramente con il suo lavoro ad intercettare ulteriori finanziamenti, creando comunque anche un circolo virtuoso, confermando quindi anche l'inversione di tendenza del PIL che è già stata registrata nel 2021. Grazie anche per la sensibilità nella gestione di questi finanziamenti, perché comunque si è trovato un equilibrio tra quelle che sono le grandi opere a livello regionale, ma non si è mai dimenticata anche dei territori. E non era anche questo, diciamo, scontato, perché di solito si tende necessariamente ad avvantaggiare un aspetto piuttosto che un altro. Quindi l'equilibrio che lei è riuscita a trovare, il buon senso e le sensibilità, con un occhio di riguardo a quelle che sono comunque le esigenze di territori e delle grandi opere, che sono comunque legate a settori strategici, come lei ricordava prima, con lo sviluppo infrastrutturale, quello viario, la sanità, la scuola, ma anche l'edilizia scolastica. Confermando, e qui concludo, Presidente, una visione strategica che mette l'Umbria al primo piano di ogni sua azione politica. E da qui, Presidente, che dobbiamo ripartire. Grazie. Oggetto numero 6. Interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere. Presidente, ma oggi voglio mostrarvi una cosa. Voglio illustrare questa interrogazione attraverso una dimostrazione pratica. Questa è la siepe del giardino del signor Daniele, un cittadino di Brisciano. Guardate bene queste foglie, guardate bene queste foglie. Sono ricoperte da uno strato plumbeo, da uno strato grigiastro. È lo stesso strato plumbeo che voi trovate sui tetti delle case, ecco. Questo è un pezzo dello strato che si trova sui tetti, lo faccio vedere anche all'assessore Coletto, delle case di Brisciano, che sta sulle macchine, che vengono costantemente ricoperte da questa polvere, che sta sulle strade, sui lastricati in porfido nero che diventano bianchi. Ora guardate, questo strato lo sbriciolerò sopra questa superficie bianca e lo metterò così. Ora prendo un magnete, questo è un magnete che ho comprato dal Ferramenta, una calamita. La passo sopra a questa polvere. Ora guardate il magnete, la polvere è tutta attaccata qua. È tutta attaccata. Queste sono le foglie, questo è lo strato di polvere e questa è la polvere che è rimasta attaccata sulla calamita. Fate voi questo esperimento, andate a Brisciano, andate sui tetti delle case e fate questo. Ora, questo è quello che voi nel piano della qualità dell'aria, nel DEFR, in tutti i documenti ufficiali che avete prodotto, in commissione, quando parlavamo dell'attività di screening sugli eccessi di tumori, avete affermato che questa sia prodotta dai caminetti, dalle stufe, dalla carne alla brace. Ripetete questo stesso esperimento, fatelo a casa vostra, con le ceneri dei vostri camini, sopra i tetti delle case a Perugia, sul Trasimeno, a Castello, a Cannara. Provateci, riprovedete questo esperimento con questa calamita e vediamo se le ceneri dei vostri camini rimangono incollate, vengono attratte da un magnete. A Brisciano per il secondo anno consecutivo e per 5 anni su 7 da quando è iniziato il monitoraggio, i valori di concentrazione di nickel nell'aria sono stati al di sopra di quelli obiettivo fissati dal decreto legislativo 150 del 2010
20 nanogrammi metro cubo. Ma i valori di Prisciano, questi qua, non sono i peggiori. Lo studio scientifico svolto dal Dipartimento di Chimica dell'Università La Sapienza ha evidenziato non solo valori simili di media a Borgo Rivo, parliamo di un areale dove vivono circa 20.000 persone, a Via Carrara e addirittura più alte in pieno centro città, come nell'area dello Staino, fino ad arrivare alle case di Viale Brin, dove sono stati riscontrati nella media invernale 120 nanogrammi metro cubo, quindi 6 volte oltre il valore obiettivo fissato dalla legge 150 del 2010. Mentre continuano le archiviazioni, i composti del nickel per via inaleatoria sono classificati dallo IARC come cancerogeni. Devo riconoscere l'onestà intellettuale all'assessore di avermi illustrato come ci sono stati dei problemi tecnici che hanno portato al ritardo nella risposta, ma questo non cambia purtroppo la situazione attuale e la situazione che va avanti ormai da decenni. Per questo io, attraverso questa interrogazione, ho voluto chiederle, assessore, quali siano le azioni adottate dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 9-10 del decreto legislativo 155 del 2010 a fronte del sistematico superamento, ribadisco, 5 anni su 7 da quando viene effettuato il monitoraggio nella qualità dell'aria, del valore obiettivo del nickel, come riportato nell'allegato 12 dello stesso decreto. Grazie. Prego, assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere De Luca, la relazione tra concentrazioni di nickel e attività produttive nella conca ternana non è nuova ed è stata rappresentata da sempre con la massima trasparenza. Il piano per la qualità dell'aria vigente, approvato con delibera del Consiglio regionale la 296 del dicembre del 2013, aveva già indicato che l'acciaieria è la principale sorgente di emissione di cadmio, 77%, nichel 29% ed un'importante sorgente per l'arsenico, 15%. Nella proposta di aggiornamento del piano per la qualità dell'aria adottata dalla Giunta regionale con delibera la 741 del luglio dello scorso anno, si evidenzia che nella conca ternana si registrano alte concentrazioni di metalli associate alle emissioni prodotte dalle attività industriali. I dati tratti dall'inventario regionale delle emissioni aggiornato all'anno 2018 mostrano che nella conca ternana i processi di combustione nell'industria dell'energia contribuiscono per il 42% delle emissioni di nichel, mentre i processi senza combustione, principalmente l'AST, si attestano al 55%. A livello regionale la quota di nichel emesso in generale dai processi industriali è pari al 71%. La rete di monitoraggio della qualità dell'aria evidenzia una specifica criticità relativa alle concentrazioni di nichel registrate nella stazione di Terni Presciano, con il reiterato superamento, escluse le annualità 2018-2019, come ricordava anche lei, del limite dei 20 nanogrammi metro cubo indicato come valore obiettivo. Dal 2017 tale limite risulta tuttavia rispettato in tutte le altre stazioni di rilevamento della rete regionale. Nel merito delle questioni poste dall'interrogante circa le azioni di risanamento intraprese dalla Regione Umbria, mi preme sottolineare quanto segue. La proposta di aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria, come già detto, adottata nel luglio scorso e ancora all'esame della seconda commissione consiliare, introduce misure di risanamento che, oltre ad essere funzionali al contenimento delle polveri, vanno ad incidere sulle emissioni di metalli intervenendo specificamente sul comparto industriale della conca ternana. Poiché i metalli sono trasportati in atmosfera dalle polveri, quindi PM10, PM2,5, le misure indirizzate alla riduzione delle concentrazioni delle polveri incidono automaticamente anche su una parte importante delle concentrazioni dei metalli in atmosfera. In particolare sono state introdotte misure che pongono limitazione alla realizzazione e al potenziamento di impianti di combustione sopra i 3 mega. Inoltre si impongono in sede di rilascio, rinnovo
e modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, limiti stringenti sui livelli emissivi autorizzati agli impianti produttivi collocati all'interno dell'area critica. Nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di diminuire le concentrazioni di metalli nella zona di Presciano, con determina dirigenziale la 4227 del 20 maggio del 2020, è stato autorizzato il progetto di nuova rampa scoria in corso di realizzazione, che prevede il trasferimento in ambienti completamente chiusi e confinati delle attività di gestione delle scorie, attualmente svolta all'aperto e quindi con significative emissioni di polveri diffuse. È previsto il completo convogliamento delle aree esauste a un complesso sistema di abbattimento che porterà ad una drastica diminuzione delle emissioni di polveri, quindi anche alla riduzione dei valori delle concentrazioni di nickel registrati nella stazione di rilevamento di Presciano. Nel merito delle questioni poste circa le attività di monitoraggio, evidenzio che l'accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Umbria, sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente, ha destinato 97.600 euro alla predisposizione e pubblicazione di indagini epidemiologiche per valutare gli effetti sulla salute della popolazione dovuti all'esposizione agli inquinanti atmosferici. Progetto Neoconca. Inoltre, nell'ambito del medesimo accordo, è prevista la realizzazione di un nuovo studio da realizzarsi da parte di ARPA Umbria sulla caratterizzazione delle concentrazioni di PM10. Tale studio è finalizzato a determinare con maggiore dettaglio la natura delle polveri fini presenti in atmosfera, così da individuarne i precursori e risalire alle sorgenti responsabili della loro produzione. Con riferimento alla procedura di infrazione per il mancato rispetto dei limiti di concentrazione delle polveri fini PM10 in modo particolare, faccio presente che a causa dei ripetuti superamenti delle concentrazioni giornaliere PM10, come ben sapete, la Conca Ternana è stata inserita nella procedura di infrazione attivata contro l'Italia dalla Commissione europea, conclusasi con la sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea. Nel 2019, per la prima volta da quando esiste la rete di monitoraggio regionale, nessuna delle centraline della rete regionale presenti nella zona della Conca Ternana ha violato il limite di 35 superamenti della media giornaliera, fissati dalla norma come valore limite per le polveri fini. Nel 2020, anche in concomitanza con una congiuntura meteorologica particolarmente avversa, le stazioni di rilevamento presenti nel Comune di Terni non hanno potuto registrare il rispetto di questo limite. Tuttavia nel 2021 si è confermato il trend positivo già registrato nel 2019. Quindi negli ultimi 3 anni il limite delle concentrazioni per le polveri è stato violato per una sola annualità. Nel corso degli incontri che si sono tenuti proprio in questi giorni, il giorno 14 febbraio, con la struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in data 18 febbraio scorso con la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, la posizione della Regione Umbria è stata inserita tra quelle classificate come in via di risoluzione, a differenza delle altre regioni coinvolte nella stessa procedura di infrazione, in riconoscimento di buoni riscontri ottenuti. Grazie. Prego, consigliere De Luca, per la replica. Presidente, ma 20 anni di studi, continuate a studiare, eccola la polvere, la composizione della polvere. Io credo che ancora la fisica non sia una scienza opinabile. Questa è polvere presa sui tetti, può andare lei oggi a andare a Terni e questa rimane attaccata su un magnete. Eccola, vedetela, venite qua. La guardate, questa è la polvere che respirano i ternani. Permetterà, assessore, guardi, dopo 2 anni, dal dicembre 2019, in cui aveva dichiarato dal 2021 stop polveri, il progetto della rampa scorie sarà ultimato nei primi mesi del 2021. Oggi siamo a febbraio 2022, un anno dopo, e ancora non c'è traccia di risoluzione del problema delle polveri. Ecco,
Oltretutto vorrei aggiungere che, assessore, nessuna centralina ha sforato, tranne Maratta. Maratta ha sforato, è arrivato a fare ben 49 sforamenti. Parliamo di una centralina che non fa parte della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, ma che misura il superamento delle polveri. Chissà perché non fa parte della rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Permetterà un piccolo omaggio. Vi restituiamo una piccola parte di queste polveri. Quindi, se la Giunta non trova il tempo, il modo, mi dispiace che non ci sia la Presidente, perché è lei a cui volevo donare questo pensiero e poi magari glielo consegnerò successivamente, se in 2 anni ci sono stati 3 roghi e nessuno ha sentito il dovere di avviare un'indagine ispettiva su tutti gli impianti di rifiuti, ovviamente 5 in Umbria, quindi in tutta l'Umbria, provate anche a casa vostra a fare questi esperimenti. Però quando li fate, quindi con questa polvere, mandateci un pensiero. Pensate che lo stesso esperimento si sta facendo su una città con 110.000 abitanti. Pensate che queste polveri, che i metalli e la puzza di plastica bruciata ce l'abbiamo nei polmoni e dai polmoni nella carne. La faccio a voi la domanda, vi ritenete soddisfatti? È facile fare i negazionisti con i polmoni degli altri.